rosso verde qui, è rosso. I speak English because I have brought my balls to speak Italian. Because I brought my balls to speak Italian and nothing. I brought my balls. Deathmatch a squadre. Vabbè, sono... Sento già puzza di... Vabbè, sono nei Black Ops, ho già vinto allora. Mi ammazza di più, beve gratis. Mi ammazza di più, beve gratis, signori. Prima kill. Il mondo ci guarda, evitiamo brutte figure. Il mondo ci guarda, evitiamo brutte figure. Obiettivi raggiunti, pronti a evacuare. Ma cosa che ho fatto? Come ho fatto a fare 300 punti più che abbiamo fatto lo stesso punteggio, cazzo? Spero che combatteremo di nuovo. Ma che cazzo? Vabbè, ovviamente siamo i Black Ops, abbiamo vinto, ma dai. Ciao a tutti amici Amici Nerd, benvenuti quest'oggi in questo nuovo video, per me è uguale, facciamo Fringe. Ciao a tutti amici Amici Nerd, benvenuti quest'oggi in questo primo episodio del Road to Ghost. Siamo su Black Ops 3 come avete potuto vedere, perché Ghost l'ho dimenticato in Piemonte, quindi non ce l'avevo qui a Milano, a mia insaputa, perché mi ha fatto incazzare come roba. E Advanced Warfare è disinstallato, quindi non avevo voglia di disinstallare Black Ops 3 per installare Advanced Warfare, visto che questa console tiene in totale 6 giochi, sennò poi esplode. E quindi sono stato costretto a giocare a questo schifo, comunque, a questo gioco. Comunque... Come funzionerà questa serie? Sarà molto particolare, io spero di avervi messo a inizio video, diciamo, una traccia su quello che sarà questa serie, ovvero ogni volta che registrerò uno di questi 6 episodi di Road to Ghost prima dell'annuncio del gioco, in questi 6 episodi vi dirò cosa voglio dal prossimo Call of Duty, a pezzi di 3 alla volta, spero, adesso sono molto veloce a spiegarvi, però vi ho scritto tutto all'inizio del video, spero. Vi darò 3 pillole a video, per un totale di 18, essendo 6 video di Road to Ghost da qui all'annuncio del gioco, ok? E sostanzialmente farò la partita di riscaldamento. Ogni volta che registrerò un episodio farò la partita di riscaldamento che vedete prima dell'intro, la partita del video che vedete qui che dobbiamo vincere per portare buoni auspici per il prossimo gioco di Call of Duty. E la terza partita sarà la partita terza che però registrerò off screen. Intanto qua vedete la mia verniciatura. Procedere con la missione. Procedere con la missione. Non mi avevano parlato di un agente segreto. Ma che cazzo allora, dicono? Vabbè. Black Ops nell'area. No cazzo, siamo i CDP, che palle, però perdiamo, è ovvio. Parte già male Road to Ghost, ovvero lo sviluppo di Ghost 2. Anche perché non c'è Mark Rubin, vabbè. Allora, cosa volevo dire in questo video? Sostanzialmente, che partiva già male perché Black Ops porta sfiga, già si parte con la sfiga. Vabbè, ho fatto questa classe qua, ovviamente, dovrebbe essere valida, speriamo di non bestemmiare troppo. Comunque sia, la terza partita che vi dicevo, dopo la partita, cioè la partita che farei dopo questa, ve la metto come video di sottofondo di quando vi rilascio le pillole. Cosa sono le pillole? Le cose che vi dropperò durante il video, tipo adesso perché mi incazzo! Ambientazione. Se è ambientato dal 2016 in su, cioè è futuristico, mi cadono i coglioni. Non deve essere ancora futuristico il prossimo Call of Duty, basta. Deve essere dal 2016 in giù. Io preferenzialmente lo preferirei moderno, come è stato Ghost, come è stato Modern Warfare. Accetterei anche un qualcosa tipo anni 80-90, accetterei addirittura la Seconda Guerra Mondiale. Basta che non sia futuristico, questo è un punto essenziale. Ok, dopo avervi dato questa pillola nera, che vi ricordo essere la più importante, perché ci sono pillole nere, rosse, arancioni, gialle, che vanno ovviamente in ordine decrescente di importanza. Cioè la pillola nera è la più grave, infatti l'ambientazione è una cosa delle più importanti. Cioè se mi cannano l'ambientazione perdo già tantissimi punti il prossimo Call of Duty, ok? Quindi se è già futuristico parte già col piede sbagliato, quindi andate a fanculo, lo lascio in negozio per dirvi. Comunque sia, dopo queste quattro pillole che vi ho detto, camper di merda, esistono le pillole verdi, che sono le mie intuizioni, di cui ce ne sarà una in questo video, cioè una di tre. Cioè intuizioni, cose che se fossi io gaming designer, executive producer, se fossi il Mark Rubin di turno, farei al gioco. Muori merda. Ah, non ha detto risolta, strano. Unità meccanica distrutta. Cos'era l'Argus? Ma vai, fanculo, vai. E
poi le pillole blu, porco il tuo schifoso padrino. Comunque, vabbè. Allora. E le pillole blu che sono riguardanti coop, campagna e anche altre robe, ad esempio tecnica sul gioco, eccetera, eccetera. Quindi ovviamente le rosse e le nere sono le più importanti per quanto riguarda il Call of Duty. Comunque, vabbè, capirete, raga, non è che devo spiegare tutto, cazzo. Capirete, farò una roba, un'interfaccia intuitiva in cui capirete. Stiamo già perdendo, ma ovvio, siamo i CDP, non vincono mai. Sono sempre i Black Ops che vincono, porca di quella troia. Non muoiono. Proprio vi rilascio l'altra pillola, che sarà una pillola arancione, vi annuncio già. Dopo avervi detto dell'ambientazione. E in pratica, al termine... Ah, tra l'altro io adesso vi sto parlando in nome di Ghost 2, no? Porca troia, la cagata che non muoiono con la corpo a corpo, mamma mia, che nervoso. C'è scritto Dracuna lì, se avete letto, sulla verniciatura. Comunque vabbè, ve la faccio vedere dopo in dettaglio, se mi ricordo. Comunque, cazzo stavo dicendo che io parlo a nome di Ghost 2 perché è quello più probabile, visto che la saga Modern Warfare detta loro è stata, diciamo, cestinata, cioè, brutto termine, cestinata, è stata messa da parte perché è conclusa la trilogia, al massimo faranno una remastered, ok? Però ovviamente sarei contento se facessero anche Modern Warfare 4, ovviamente, però vi parlo in termini generali del Call of Duty che sarà, indipendentemente se sarà Ghost 2 o Modern Warfare 4, ok? Cosa sta succedendo? Ma dove? Dove? Uccisione confermata. E quindi, indipendentemente, ripeto, io, cioè, sapendo che faranno cagate, perché non è che ci metto troppa speranza, purtroppo, nel prossimo Call of Duty, visto i precedenti COD, spero in un Ghost 2, così al massimo rovinano Ghost, e non rovinano un eventuale Modern Warfare 4, ok? Muori, stronzo. E quindi spero questo. Ma qua ce n'è uno. Che non si sa più dove... Dove cazzo è andato? Ma porca di quella troia, basta camperare con questo Man of War di merda. E quindi niente, allora alla prossima morte vi rilascio la pillola arancione, che è abbastanza importante, essendo arancione. Non è rossa, non è nera, però è arancione. Ecco, la pillola verde sono cose che anche se non dovessero accadere, perché sono mie intuizioni, come vi dicevo, non è che me la prendo con gli sviluppatori, ecco, perché non sono io l'executive producer. Comunque... A proposito di Infinity Ward, cioè la casa che farà il prossimo COD, per chi non lo sapesse, cazzo. Mamma mia che brutta partita, sono in negativo di 3. Saranno falciati. Sì, cazzo! Facciamo vedere il Black Ops che è in noi, che non c'è, però vabbè. Muori, merda! Muori, dropshot con lo shite! Ma vaffanculo, va. Muori, stronzo. Livello 35. Se non ho più giocato tipo da capodanno sto gioco. O roba del genere. No, dai, 6 gennaio facciamo, dai. Ma vai a fanculo, vai, vai. Ancora quelli col Man of War. Ma vai, ma muori, cazzo, muori male. Ah, vi rilascio la pillola, va, che mi sono dimenticato. Modern Warfare 3 insegna quantità armi e mappe notevoli, ok? Voglio dalle 40 alle 50 armi in su. Vi ricordo che Modern Warfare 3 ne aveva 50, senza contare DLC e cagate varie. Quindi dalle 40 alle 50 armi in su. E mappe dalle 16/20 in su. Molto semplice come concetto. Non è possibile che a ogni Call of Duty venga tolta una mappa. Ce n'è sempre una in meno nel pacchetto base. Che cazzo. E per quanto riguarda le armi, cazzo, datemi le armi emblema della guerra moderna, cazzo, a livello mio preferenziale. Ovvero datemi l'UMP, l'MP5, l'MP5K, il P90, l'M16, l'M4A1, la K47. Datemi queste e il resto fate quel cazzo volete. Ecco, armi e mappe, cazzo. È importante, figa. Devono esserci armi e mappe. Non possono essercene due in croce, sia di armi che di mappe, ok? Non è possibile che MW3 è stato l'ultimo codo ad avere tante armi. Ma vuoi morire, headshot, bitch? Ma vai a fanculo! Porca troia, che partita di merda. Ovviamente, raga, non dovete dirmi che sono un nabbo, perché... Cioè, sto giocando soltanto Rainbow Six ultimamente, quindi non ho la mano di COD, come vi ho detto. La partita di riscaldamento che faccio all'inizio serve appunto per fare belle figure decenti. Ovviamente non muoiono. Comunque, cos'altro volevo dire? Che il game designer o director, non mi ricordo, comunque sia quello che ha fatto il gameplay, cioè il bellissimo ritmo che aveva Rise of the Tomb Raider, è uscito dalla Crystal Dynamics, non è che le ha uscite, è uscito dalla Crystal Dynamics per andare a Infinity Ward, ok? Questa per me è una bella notizia perché vi ricordo che il ritmo di Rise of the Tomb Raider era bellissimo, muori figlio di puttana, ti ho sparato in testa, cazzo! Guarda che musica è triste che c'è su Black Ops 3, o se non sei nei Black Ops. Mamma mia, soltanto i Black Ops hanno musiche belle, infatti vincono sempre, chissà perché.
Oltre a quello del game designer di Rise of the Tomb Raider, c'è da dire che non dobbiamo andare in negativo, c'è da dire che Infinity Ward al primo dell'anno ha augurato un buon 2016 dicendo che sarà un anno incredibile. Quindi mi auguro per loro che non facciano cazzate. Però allo stesso tempo Robert Bowling, colui che ha fatto Modern Warfare 3, sul suo profilo Facebook, ha scritto: mi piacerebbe tornare a Infinity Ward, su richiesta di un utente, ovviamente gli aveva scritto un utente, gli ha scritto: mi piacerebbe tornare a Infinity Ward, però solo sotto determinate circostanze. Il che non mi fa auspicare troppo bene, vi dirò, perché vuol dire che hanno già delle brutte idee. Però vabbè, Infinity Ward ha detto che sarà un anno incredibile, fidiamoci. Adesso vi rilascio la pillola verde. Siamo 3 kill sotto il negativo, attenzione. Ma si arriva a 75 o 80? Tipo, non mi ricordo, fighe. Non mi ricordo un cazzo. È rovinato. Lo so, ragazzi, scusate se spezzo il ritmo, ma non posso che non rendervi partecipi a questo, fighe. The problem today is sex. But why? You know that I have married here a porn star, Riley Steele. But the prism has no problem to in this situation. Cioè, it's possible to make sex with I am the monarch, I am the king, I am the Tyrannosaurus. Che cazzo me ne frega, which is hell. Tyrannosaurus. Che cazzo me ne frega, which is hell. I make sex with her. But I have the problem is to take the time to fuck these girls. The problem is to take the time to fuck these girls. I have a lot of appointment. I have a lot of appointment to make sex with all. And this is a problem for me. I am the king, I am the monarch, I am the Tyrannosaurus. To take the time to fucking these fucking girls. Ragazzi, Di Prea ha scritto un altro pezzo di storia. Casualmente, quando lui torna, ovviamente, a Los Angeles. Tra l'altro, nel video ho un ciuffo ribelle, clamoroso, che mi sono accorto tanto dopo la registrazione. Mi ha fatto davvero incazzare, perché figa, non mi è mai capitato nulla del genere. Vabbè, lasciamo perdere. Figa, quel ciuffolino non si capisce da dove cazzo è uscito fuori, comunque sia. Tra l'altro, datemi un cazzo di bel feedback a sto cazzo di video, perché porca troia, voglio portarvi già il prossimo episodio come video extra mercoledì. Ok, chiudiamo questa parentesi. L'ultima kill questa? No, 99 si arriva, 99, a 100, cioè. Drop shot, bitch! Ma vaffanculo, va. Cazzo, sti movimenti di merda che non ti fanno scappare dai combattimenti. Comunque, ecco, per chi non lo sapesse, Ghost 2 o / Modern Warfare 4, insieme a Battlefield 5, che speriamo uscirà questo autunno, sono davvero le ultime spiagge per quanto mi riguarda, per il mondo dei videogiochi, ok? Nel senso che dal 2017 in poi arriveranno i visori, cioè quelle merde lì, io tiro fuori le armi così li ammazzo, figa, davvero Black Ops, muori merda. Muori merda. Mamma mia, sono buoni auspici questi per il prossimo Call of Duty se li ammazzo così. No, merda. E stavo dicendo, sulle ultime spiagge, se cannano Ghost e Battlefield 5, poi con il 2017 in poi, che sarà a base di visori virtuali, della realtà aumentata, cagate varie, poi dovrei aspettare 3 anni per un nuovo titolo Infinity Ward e per il prossimo Battlefield 5. Quindi, la HXD. E quindi, niente, va a puttana nel mondo videoludico, ok? Alla prossima morte vi lascio l'ultima pillola di oggi. Prendetela con cautela, perché troppe pillole poi vi fa venire mal di stomaco. Comunque, HXD, sì, facciamo i nabbi, cazzo. Perché poi, come dicevo, olè, sì, sono un Black Ops, che figata di gioco, signori. Olè, l'ologramma, yeah, viva la figa e viva le vostre... Ma dove cazzo è andato? Muori merda, dove cazzo vuoi scivolare, nabbo del cazzo?
Stavo dicendo che se cannano Battlefield 5 e Ghost 2, poi non ci sarà più tempo per aspettare nuovi titoli così belli, e quindi il mondo videoludico sarà completamente a puttane. È già a puttane adesso, quindi figuratevi. Devo fare l'ultima kill, cazzo! Datemi l'ultima kill! Non ce l'avrò mai l'ultima kill. Sì, è qua dentro lui, è qua dentro, se! No, 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 no. La pillola verde ve la do con la vittoria. Guardate, vittoria è scritto in verde, la pillola verde ve la do con la vittoria. Mamma mia, tun, 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 tun. Cazzo, ho vinto nonostante eravamo nei GDP, nei CDP, nel cappello di paglia, no, non so cosa vuol dire, cristiani, democratici, pirla, vabbè. Come sono secondo? Dai, ho fatto una buona... No, all'inizio sono partito male, giustamente, sono secondo. Vi rilascio l'ultima pillola di oggi. Pillola verde, 32 giocatori in guerra terrestre, 18 in altre modalità e 12 in altre modalità con varianti anche di 24 se volete. Cazzo, fate le modalità anche in base al numero di giocatori. Costruitele in base al numero di giocatori. Quelle modalità con 32 giocatori, fate delle modalità innovative. Che cazzo ne so, che prevedono l'utilizzo di 32 giocatori. Il 6 contro 6, ovviamente, cioè per 12 giocatori, lasciate le modalità classiche. Mettete la variante cerca di distruggere in 32 giocatori. Ecco, la pillola verde prevede che le modalità si sforzino ad arrivare a 32 giocatori. Non voglio che la partita classica diventi da 32 giocatori, ma voglio che sia innovativo da questo punto di vista, ok? Penso che dare libertà sul numero di giocatori, sulle modalità, significhi variegare notevolmente le stesse modalità di gioco. Comunque sia una pillola verde, quindi sarebbe una cosa che io gradirei. Non tutti comunque dovranno essere d'accordo su sta cosa. La nostra fama è il miglior deterrente. Bravo. Che ne pensate di questa pillola? Molto innovativa e rischiosa, tra l'altro, se gli sviluppatori sono delle capre, ovviamente. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, suggeritemi le nuove pillole nei commenti, così almeno, cioè una bella idea ce l'ho già io ovviamente, perché saranno 18 pillole come vi ho detto, 3 ve le ho droppate adesso, le altre 15 ve le dropperò, però ne avrò tipo sicure 10, sicure mie di mie idee, magari le altre 5 le potete creare voi dandomi dei suggerimenti, le caratteristiche secondo voi che dovrebbe avere Call of Duty 2016, ovvero Ghost 2 o Modern Warfare 4, non credo proprio una nuova IP perché continuano a fare nuove IP di COD, poi non finiscono più a fare trilogie, ok? Quindi niente, il 2016 ragazzi sarà un anno davvero importante, secondo me è l'ultima cavalcata sulla tavola da surf sull'onda che si schianterà al suolo, per poi lasciare spazio a quelle merde di visori e quindi ai videogiochi che faranno sempre più cagare, insomma, almeno per quanto mi riguarda. Sono la prossima partita su Combine, come ho iniziato una partita di riscaldamento. Tra l'altro questa partita qua l'avete già vista durante le pillole, perché come vi ho detto, spero in un buon feedback per questo video, spero che vi sia piaciuto il video, spero. Ci vediamo con il prossimo episodio della serie molto presto, perché niente, devo farvi 6 video prima dell'annuncio del gioco, come vi ho detto. Al prossimo video e droppate il like. Ciao a tutti. Ah, vi saluto Matti Rubin, ovviamente. Andiamo. Black Ops, ingaggio autorizzato. Ovviamente vinceremo sta partita, cioè. Ma dai, abbiamo vinto. Ah, perché eravamo Black Ops magari. Ma cos'è sta porcata? Che cazzo? Lanciafiamme! Ecco, non ci dovrà essere in Ghost 2 lanciafiamme così forte. Questo è un chiaro concetto, eh. Una pillola bianca, proprio, un chiaro concetto. Già tanto se colpite qualcosa. Ma va, abbiamo vinto, eravamo i Black Ops, non l'avrei mai detto. Non possiamo perdere Black Ops! Infatti abbiamo vinto. Sono solo le mezze calze che le tirano indietro. Né di niente di quello che è operativo all'interno dell'azienda Juve. Quello che mi sento di dire è... lo stile va sempre preservato e ora sta ai giocatori toglierlo fuori, vincere le partite e dimostrare quello che non hanno dimostrato negli ultimi 2 mesi.